Salve a tutti, sono Matteo Chiti e in questo terzo video vi presento la seconda sequenza di esercizi da fare nel riscaldamento pre-gara. Adesso vi mostrerò una sequenza di esercizi di stretching molto importanti per andare ad allungare quei muscoli che ci potrebbero limitare la mobilità sia del tronco sia del bacino. Quindi iniziamo con un allungamento della catena laterale, mettiamo le gambe divaricate, le braccia alte e espirando, buttando fuori l'aria, andiamo giù lentamente fino al massimo allungamento. Ok, torniamo su, riprendiamo aria e soffiamo andando giù, arrivando lentamente al massimo allungamento. Dobbiamo sentire allungare la parte laterale del dorso, del tronco. Fatto questo, andiamo ad allungare invece i muscoli posteriori della coscia. Allora, se avete, io qui un piccolo rialzo, se riuscite a trovare in campo pratica, tipo potrebbe essere il tappetone della campo pratica, mettete le punte sopra. Se poi non lo trovate non è importante, lo si può fare anche con le punte in terra, però se c'è un rialzo meglio. Mettete le punte sopra in questo modo e andiamo giù lentamente tenendo le ginocchia belle distese e inizialmente tenendo anche la schiena dritta. Andiamo giù, più giù possibile, cercando di sentire, in modo da sentire tirare tutti i muscoli dietro le ginocchia e dietro la coscia. Una ventina di secondi in questa posizione, dopodiché possiamo andare giù lentamente sempre in flessione del busto. L'importante è non molleggiare, cioè arriviamo lentamente alla massima estensione, rimaniamoci a un altri 20-30 secondi, dopodiché torniamo su. Adesso passiamo invece a allungare i muscoli delle anche, quindi ci mettiamo in ginocchio, quindi una gamba avanti, l'altra gamba allungata indietro più possibile. Inizialmente spostiamo il peso sulla gamba avanti in modo da allungare la muscolatura glutea, in questo senso. Allunghiamo la parte dei glutei. Meglio se riuscite, quindi il peso sulla gamba destra, spingere avanti bene il bacino. Se riuscite, mettete anche la mano in terra, in questo modo, e spingere avanti il bacino il più possibile. Rimaniamo sempre i nostri 20-30 secondi. Dopodiché spostiamo invece il peso, sempre nella stessa posizione, il peso sulla gamba dietro e spingendo sempre il bacino avanti, in modo da allungare la parte anteriore della coscia destra, quindi la zona inguinale, sempre per i nostri 20-30 secondi. A questo punto ci alziamo e andiamo a mobilizzare e allungare i muscoli delle spalle e del tronco con una rotazione a braccio teso, l'altro braccio spingiamo e ruotiamo il busto in questo senso e rimaniamo sempre fermi per 30 secondi, dopodiché andiamo dall'altra parte e rimaniamo sempre fermi per 30 secondi. Il numero fate voi a discrezione, a necessità, quindi andate magari a allungare più volte le parti che sentite più necessarie e meno magari altre, però fate un lavoro comunque globale di allungamento. Questa era la nostra seconda sequenza di esercizi pre-gara. Quando saremo in campo pratica facciamo prima gli esercizi di mobilizzazione e attivazione visti nel secondo video, dopodiché facciamo esercizi di stretching. Spero di essere stato chiaro e di esservi stato utile e chiudo sottolineando l'importanza del riscaldamento. Il riscaldamento pre-gara è fondamentale per ottenere il massimo della nostra prestazione golfistica e per evitare gli infortuni. Ciao e buon riscaldamento a tutti!